Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. Iniziamo da oggi una rubrica mensile, una nuova, che ci accompagnerà fino a gennaio-febbraio del prossimo anno, del 2016. Avevamo già iniziato a parlare di questo argomento perché la Chiesa ha deciso di dedicare proprio a questo tema questo anno, ovvero la vita consacrata. Noi avevamo già fatto poco tempo fa una riflessione su questo tema con Suor Fernanda Saggioro, che è la segretaria dell'USBC, dell'organismo che raccoglie le varie congregazioni presenti in diocesi. Lei fa parte delle pastorelle di Fiorenzuola. Ma abbiamo deciso anche di dedicare ogni mese un tempo all'interno della nostra trasmissione, una decina di minuti, per approfondire la conoscenza della maggior parte delle congregazioni che sono presenti sul nostro territorio. Non riusciremo naturalmente a farle tutte, ma insomma, perlomeno quelle che sono più presenti e più attive, per cui quelle che magari anche molti di voi hanno modo di incontrare. Iniziamo con le figlie del Gesù Buon Pastore. Conoscete sicuramente Suor Franca Barbieri, perché l'avete vista a volte anche intervistata su questi schermi, perché è attiva nella vita della nostra diocesi, è stata segretaria dell'USMI, e iniziamo con lei questo viaggio. All'inizio con direi uno spaccato anche statistico, insomma, quante sono le congregazioni, quanti sono i religiosi e le religiose qui a Piacenza, ma poi scendiamo nel dettaglio di come vive questa comunità. E così conosceremo anche tutte le altre, vedremo anche quante sono le ricchezze che portano ciascuno di noi, ma anche quante sono le persone che davvero quotidianamente fanno riferimento ai religiosi e alle religiose. Allora, conosciamo più da vicino le suore figlie di Gesù Buon Pastore. La Chiesa quest'anno ha fatto alla vita consacrata un grande dono perché Papa Francesco ci ha regalato quest'anno dedicato alla vita consacrata. Ricordando i 50 anni della promulgazione del documento Perfecte Caritatis, ha voluto farci questo dono di dedicare un anno alla vita consacrata e praticamente anche lui ha offerto una preziosa lettera apostolica tutta dedicata a noi religiosi. In questa lettera ci sono tre obiettivi che il Papa ci dona: guardare il passato con gratitudine, vivere il presente con passione e abbracciare il futuro con speranza. Sono tre idee molto belle perché per noi che viviamo la vita consacrata è bello ritornare alle nostre origini, pensare a quello che hanno fatto, ci hanno donato i nostri fondatori e continuare questo stile di vita evangelica che hanno scelto per testimoniare alla Chiesa di oggi la nostra dedizione al Signore e agli altri. È bello ringraziare per questo, ma è bello anche vivere attualmente e il Papa ci invita spesse volte, anche nella lettera, ha ricordato a noi religiosi di vivere con passione, no? Con passione vuol dire che noi dobbiamo davvero vivere con questo ideale come viveva Gesù e avere una grande attenzione ai poveri, come dice lui, andare verso le periferie. Infatti, anche noi religiosi o le religiose nella Chiesa hanno sempre donato la loro vita anche per questi scopi. Ogni anno il 2 febbraio è dedicato come festività liturgica alla presentazione di Gesù al Tempio. Ma da parecchi anni Papa Giovanni Paolo II aveva indetto questa giornata mondiale per la vita consacrata e come in ogni diocesi anche a Piacenza siamo invitati a una celebrazione eucaristica che il Vescovo terrà in cattedrale e siamo, diciamo, tutte le persone, tutta la Chiesa piacentina è invitata quella sera a questa partecipazione, a questa celebrazione. La situazione della vita consacrata a Piacenza consiste in tre gruppi di persone consacrate: le religiose, che sono circa 307 religiose in diocesi, suddivise in 21 congregazioni e con la presenza di 30 comunità religiose sia nella città che in diocesi, e ci sono i due monasteri, le suore carmelitane e le suore benedettine. Ci sono circa 40 religiosi in 6 comunità religiose e
ci sono anche i consacrati laici e le consacrate laiche, che sono circa 12 tra istituti o associazioni religiose così. Praticamente quello che fanno è bello avere questo dono della vita consacrata nella nostra diocesi, ma in tutta la Chiesa, perché è un dono che il Signore fa chiamando queste persone a seminare, a portare il Vangelo, a pregare. E infatti noi puntiamo e abbiamo questo dono attraverso i monasteri e anche attraverso certe sorelle, in buona parte che sono di una certa età, ma la loro sofferenza e la loro preghiera sono molto preziose per tutte noi, per tutto il popolo di Dio, perché sono come delle lampade vicino al tabernacolo che sempre ardono per offrire al Signore il loro dono della loro vita consacrata. E ci sono anche tanti carismi diversi attraverso queste comunità religiose che arrivano un po' ai bisogni della gente, no? Ci sono le persone che si dedicano all'educazione, le religiose, i religiosi che si dedicano ai poveri, sono vicine alle persone anche negli ospedali come figure di consolazione, sono vicine ai carcerati, sono le congregazioni che si dedicano anche ai migranti o persone che si dedicano, o religiose che fanno questo servizio e fanno bello la Chiesa facendo tutta questa varietà di attività, ma che servono proprio per arricchire e donare alle persone una parola buona, un gesto di amore e di carità verso il prossimo. Io sono Suor Franca Barbieri, madre generale delle Figlie di Gesù Buon Pastore, che hanno sede in questa casa generalizia a Piacenza. Sono già 146 anni che è la nostra presenza qui a Piacenza e siamo figlie di Giulia Colberta di Barolo, fondatrice che la casa madre ha sede a Torino. Abbiamo ricevuto in dono dalla nostra madre il dono il carisma della misericordia e cerchiamo nella nostra piccolezza di continuare questo carisma in questa terra piacentina, in questa diocesi, ma le nostre comunità sono anche in altre città dell'Italia, abbiamo 8 comunità in Italia e poi abbiamo aperto le missioni dopo il concilio, il Papa e la Chiesa ci aveva invitato, abbiamo anche praticamente 5 comunità di suore in Messico, una comunità in Colombia e una in Perù. E in Eritrea, nella terra dell'Africa, abbiamo 7 comunità presenti in quella terra dove c'è tanto bisogno dell'evangelizzazione. Noi figlie di Gesù Buon Pastore abbiamo ricevuto dal Signore per l'ispirazione dello Spirito Santo il carisma di manifestare l'amore misericordioso di Dio donato attraverso la nostra fondatrice Giulia Colbert. Attualmente il nostro carisma, noi come Apostoli della Misericordia, è diramato in diverse attività, soprattutto però attraverso la promozione umana e cristiana della donna. Si dedica all'accoglienza delle ragazze madri, all'educazione dei bambini, la formazione anche cristiana attraverso l'apostolato nelle parrocchie. Questa sala dove siamo è una sala per le ragazze studenti, universitari e pensionate. E poi abbiamo le sorelle più grandi, anziane, che sostengono la nostra comunità con la loro preghiera e questo per noi è molto importante. E abbiamo anche le ragazze madre in difficoltà che qui vengono accolte con i bambini. Ecco, le nostre suore, oltre alla comunità qui nella casa generalizia che prestano servizio nella casa d'accoglienza e nel pensionato, abbiamo anche alcune suore che lavorano in parrocchia, nella catechesi, nell'animazione liturgica. E abbiamo anche alcune suore che in collaborazione con i padri scalabrignani seguono i migranti nella lingua, nell'idioma spagnola per la catechesi, per le celebrazioni eucaristiche. La vita consacrata, ecco, sia a noi che anche altre comunità religiose nella diocesi di Piacenza è un dono grande e la gente, abbiamo davvero riconosciuto che ci vuol bene, ci stima
e per quello, non tanto per quello che facciamo, per quello che siamo. Ed è bello ricordare anche un'ultima cosa, che solamente anche nella nostra città, a Piacenza, oltre alle comunità che ognuna ha il proprio carisma, abbiamo scoperto che ci sono più di 30 suore che prestano servizio un po' dappertutto dove ci sono le necessità, no? Nelle catechesi, nelle parrocchie, nell'ospedale, nel carcere, con i migranti, addirittura anche nel campo nomadi ci sono una suora che frequenta il campo proprio per essere vicina anche alle persone più bisognose, che magari non vengono a bussare alla porta come frequentemente succede quotidianamente nelle nostre comunità a chiedere anche un minimo pasto così, ma ci sono anche persone che lontane da noi vengono raggiunte in un modo o nell'altro dai nostri carismi per portare un sollievo, un aiuto, una parola buona, anche sbriciolando il Vangelo con queste piccole cose che facciamo nella carità. Ogni anno in gennaio, in occasione della solennità di San Francesco di Sales, che è il patrono dei giornalisti, si tiene qui in Curia un momento di incontro organizzato dall'Ufficio delle Comunicazioni Sociali insieme al settimanale Il Nuovo Giornale, proprio per incontrare non soltanto i giornalisti ma anche tutti gli addetti alla comunicazione e naturalmente non solo della diocesi. È un momento aperto, un momento di incontro proprio con tutti per riflettere insieme su quello che è il tema dell'anno. Il tema di quest'anno scelto dalla CEI è comunicare la famiglia e quindi anche per vedere come declinarlo ognuno nelle proprie realtà, vedendo anche le difficoltà e gli aspetti positivi. Questa volta è intervenuto Luciano Moia, che è giornalista di Avvenire e anche in particolare ha collaborato alla rivista sempre di Avvenire, ma che si occupa proprio del rapporto genitori e figli, ed è intervenuto anche il nostro vescovo Monsignor Gianni Ambrosio. Vediamo insieme com'è andata la mattinata. Comunicare la famiglia è il tema della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali per l'anno 2015 e sabato 24 gennaio è stato festeggiato San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, con un incontro rivolto a tutti i giornalisti ma anche in generale agli operatori della comunicazione. È intervenuto Luciano Moia, giornalista del quotidiano Avvenire, caporedattore della rivista Noi Genitori e Figli, sul tema come i media parlano di famiglia. Oggi parleremo del rapporto sempre difficile e conflittuale tra famiglia e mezzi di comunicazione. Un rapporto difficile, ma con una nota anche di speranza. Una nota di speranza che ci deriva dalle aperture che Papa Francesco sta facendo in questi giorni, in questi mesi, alla famiglia, con due sinodi, uno straordinario e uno ordinario, convocati proprio per affrontare i problemi più stringenti, più importanti, più drammatici anche, che riguardano la famiglia, ma lo facciamo con una nota di speranza, perché questo atteggiamento nuovo che la Chiesa sta rivolgendo al tema della famiglia sicuramente ci lascia prospettare un futuro in cui, grazie appunto a una nuova pastorale dell'accoglienza, dell'accompagnamento, dell'apertura, anche con un'attenzione viva alle famiglie più fragili, alle famiglie più in difficoltà, la Chiesa potrà sicuramente svolgere in modo positivo il compito che le ha assegnato, offrendo in primo luogo alle famiglie quella soggettività che appartiene alle famiglie, ma che in questi anni è stato spesso difficile a realizzare. Al termine dell'intervento di Luciano Moia ha preso la parola il nostro vescovo Monsignor Gianni Ambrosio. La giornata dedicata alla comunicazione è sempre un'occasione importante, innanzitutto per ringraziare coloro che in questo campo si dedicano alla informazione, anzi alla comunicazione, perché Papa Francesco ci invita
a non fermarci solo all'informazione, ma ci invita proprio a comunicare, cioè a trasmettere ciò che fa parte della vita, raccontare le esperienze, raccontare le difficoltà, raccontare anche gli aspetti belli della vita. Io credo che questo mestiere sia davvero molto importante e può aiutarci a risollevare un po' anche la nostra realtà cittadina, ma anche la realtà del nostro paese. Ecco, siamo invitati ad avere uno sguardo sereno nonostante le difficoltà e noi dobbiamo saper trasmettere anche questa serenità dello sguardo per poter appunto far fronte ai diversi problemi. Quindi un'occasione per dire grazie, un'occasione anche per ricordarci come questo mestiere sia, come dire, basato fondamentalmente sulla responsabilità, perché noi non raccontiamo solo dei fatti, ma dietro questi fatti ci sono sempre anche delle persone, quindi avere tutta l'attenzione e tutto il riguardo perché la persona venga sempre valorizzata e valorizzata la famiglia, come appunto ha detto Papa Francesco nel messaggio proprio annunciato ieri in occasione di questa giornata. In conclusione della mattinata è stato assegnato il premio giornalistico indetto dall'Ufficio per le comunicazioni sociali in collaborazione con il settimanale Il Nuovo Giornale, riservato ai bollettini parrocchiali e dedicato per questa edizione alla memoria di Don Guido Migliavacca, per oltre 40 anni direttore del settimanale La Trebbia. Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Don Fabio Galeazzi. Il Vangelo di questa domenica ci mette di fronte Gesù che commenta la parola nella sinagoga. E tutti erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. La gente si stupiva di come Gesù commentava la parola. Erano abituati agli scribi. L'unica preoccupazione che avevano gli scribi era quella di commentare la parola tenendo fede a una tradizione che derivava dagli antichi. La loro preoccupazione era che la parola fosse sempre la più fedele possibile a quello che veniva dal passato. Facendo così, però, la parola era attaccata al passato e non diceva niente al presente, al tempo in cui gli ascoltatori vivevano. Gesù invece si dice parla con uno che ha autorità. Gesù attualizzava la parola, faceva capire che quella parola era una parola viva e vera, capace di dire qualcosa all'oggi. Ecco allora che un uomo posseduto da uno spirito immondo si mette a gridare: che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Questo uomo dallo spirito impuro era lì, avrà ascoltato gli scribi che commentavano la parola, ma non è mai uscito, perché la parola commentata senza un'attenzione a chi ascolta rischia di non dire niente. E così anche uno spirito immondo può ascoltarla e non esserne turbato. Invece una parola che sa essere vera, sa entrare nel cuore degli uomini e toccarli nella verità della loro vita, mette in crisi il male, lo mette a nudo, diventa per il male una rovina. È come sale su una ferita. Questo sale brucia, ma non è il problema del sale, il problema è della ferita. Ed è bene che bruci, perché così ci si accorge della ferita e si può curarla. Lasciamo dunque che la parola di Dio sappia provocarci, sappia metterci in crisi e sappia farci guarire dal male che alberga in noi.
Martedì 27 gennaio è stata la giornata della memoria. È un momento importante tutti gli anni, quest'anno un po' di più forse, o quantomeno a livello di comunicazione se ne è parlato maggiormente perché ricorreva un anniversario preciso, i 70 anni dall'apertura dei cancelli di Auschwitz, perché il 27 gennaio è questo che si ricorda. Poi Matteo Corradini, che abbiamo incontrato ed è un ebraista ed è il protagonista del servizio che stiamo per vedere, ci ha anche ricordato che è vero che il 27 gennaio sono stati aperti i cancelli di Birkenau, ma tanti altri campi di concentramento purtroppo hanno continuato ad esistere fino a maggio, per cui tante altre persone, migliaia, hanno continuato a morire. Però teniamo fermo il 27 come giornata della memoria. Parlare oggi alle generazioni più giovani di giornata della memoria vuol dire, come ci dirà ancora Matteo, partire un po' da una tabula rasa, perché magari non hanno più nemmeno i nonni che possono essere stati testimoni di quell'orrore. Quindi abbiamo chiesto proprio a lui, incontrandolo tra l'altro in una mattinata dove parlava agli studenti delle elementari e delle medie di questo tema, dopo essere tornato anche proprio dalla zona dove questi campi di concentramento sono stati attivi, abbiamo chiesto a lui come le nuove generazioni vivono questo tema e come raccontarlo a loro per fare in modo davvero che nessuno di noi dimentichi più. Se volessimo leggere, dire, pronunciare tutti i nomi di chi è stato ucciso nella Shoah, non di chi ha sofferto, perché quelli sono molti di più, ma solo di chi è stato ucciso, e leggerli uno in fila all'altro, notte e giorno, magari dandoci il cambio, non lo so, non so neanche come, se volessimo leggere tutti i nomi ci mettiamo 7 mesi. Se volessimo raccontare una cosa o due di ogni persona e dedicare 5 minuti a ogni persona che è stata uccisa nella Shoah, 5 minuti sono niente, ma mettiamo 5 minuti, ci metteremo 57 anni. Quanto vale un'ora dedicata alla memoria rispetto a questi 7 mesi, a questi 57 anni? Non lo so. Però un giorno l'ho capito mangiando la torta. Ho mangiato una torta e ho visto che tutte le briciole di quella torta sapevano di torta. Allora quello che noi stiamo facendo è una briciola, non è la torta. Però dobbiamo impegnarci, avere la responsabilità di sapere che quella briciola deve avere il gusto di tutta la torta. Sì, il 27 gennaio è solo una data simbolica. Il 27 gennaio del 1945 è il giorno in cui i cancelli di Auschwitz sono stati aperti e è entrata l'Armata Rossa e ha cominciato a salvare il salvabile. Da lì in poi i lager nazisti non sono stati poi tutti chiusi, ma gli ultimi sono stati proprio chiusi nei primi di maggio del 1945. Quindi per diversi mesi decine di migliaia di persone sono comunque morte, sono state uccise. È una data simbolica perché Auschwitz era il lager più grande di tutti e quindi è stata presa quella. E quindi in particolare quest'anno, proprio perché comunque l'anniversario era così significativo, 70 anni, sei stato impegnato oltre che qui anche a Praga e a Teresin. È stato sì. Un momento importante, hai scritto un testo, c'erano dei capi di Stato, un momento commemorativo significativo. Parlamene un po'. Sì, non siamo tante persone che si occupano di Teresin in Europa, siamo pochi. E quindi tutto sommato quando devono chiamare qualcuno che si occupa di Teresin siamo sempre gli stessi. E lo European Jewish Congress quest'anno ha deciso di organizzare proprio lì un grosso evento che fosse in collegamento anche con altri lager, era in collegamento con il lager di Auschwitz per esempio dove c'era Steven Spielberg, e questo grande evento ha coinvolto autorità, uomini di cultura, c'era il rabbino capo di Tel Aviv e c'era Schulz della comunità europea e c'era Ben Kingsley che leggeva un discorso, e questo era uno dei miei compiti, scrivere il discorso che avrebbe letto Sir Ben Kingsley, insomma, che è un attore che tutti conoscono, premio Oscar, le sue interpretazioni insomma, di Gandhi, di Isaac Stern in Schindler's List. In questo testo quali erano i passaggi salienti? I passaggi salienti erano dedicati all'uso della parola all'interno dei lager e soprattutto a Teresin. I nazisti erano molto abili
a usare le parole in modo che volessero sempre dire altro. E a Teresin era il massimo dell'utilizzo, come dire, distorto della parola. E, la soluzione finale, la parola soluzione finale è un esempio classico. I nazisti non chiamavano sterminio quello che loro volevano fare nei confronti degli ebrei, lo chiamavano soluzione finale. Il famoso progetto del Madagascar in cui gli ebrei sarebbero stati così bene, c'era questo progetto di mandare tutti gli ebrei in Madagascar, era finto. Madagascar voleva dire deportazione, Teresin voleva dire Auschwitz. Lì veniva chiamato pane una cosa che non era pane, veniva chiamato lavoro una cosa che era schiavitù. E quindi c'era questo spostamento di significato, che è una violenza, è una forte forma di violenza, parificabile, credo, alla violenza fisica. Senti, da Praga, quindi un momento commemorativo, importante, con le autorità, quindi anche, ce lo dicevi, anche le scuole, però magari anche con questi adulti che hanno anche memoria, no, di quello che è accaduto. Oggi siamo in un palazzetto ed è uno dei tanti lavori che tu svolgi, no? Proprio forse è quello più quotidiano, sì. Quello di incontrare gli studenti, dove credo che qui ci sia tutto un altro tipo di lavoro da fare, perché noi la chiamiamo giornata della memoria, ma loro non hanno nessuna traccia nella loro memoria, neanche lontana, a loro si perché comunque non hanno mai vissuto neanche politicamente, religiosamente, delle tensioni simili, no? Quindi allora bisogna insegnare tutto, da che parte si comincia e come sono le loro reazioni, che cosa leggi in loro, quali sono le domande che ti fanno. Sì, grazie al cielo normalmente ho a che fare con dei ragazzi e non con delle star di Hollywood. E, lavorare con i ragazzi in questo senso è molto bello, perché loro partono oggettivamente da zero. E noi abbiamo davvero così, delle conoscenze molto più dirette di questo tipo di storia. Abbiamo magari dei nonni che possono raccontare delle cose, abbiamo magari conosciuto dei testimoni, loro no. E quindi con loro bisogna dare per scontato che la storia della Shoah, esattamente come Napoleone, le guerre puniche, fa parte di un generico passato, che è passato, punto, è lontano. Dobbiamo partire da lì e dobbiamo capire che cosa di questo passato lontano vale ancora oggi, ha senso raccontare ancora oggi e in quale modo soprattutto. A me interessa molto il modo, perché passa da lì, come dire, il significato anche della memoria. Dobbiamo trovare dei modi che siano molto espressivi, che siano molto comunicativi. Bisogna capire attraverso quali parole veicolare una, così, un ricordo, veicolare delle storie di persone che per noi sono particolarmente importanti e che per i ragazzi di oggi no, non sono importanti. Sono significative come per noi sono significative le storie del Settecento, le leggi. Però, ecco, per esempio io provo a passare attraverso il tipo di sensazioni che i ragazzi provano e anche passo attraverso gli oggetti. Quando lavoro con i ragazzi uso degli oggetti originali, per esempio strumenti musicali, una stella gialla originale, lettere, documenti, un cucchiaio del ghetto di Teresin. Provo a passare attraverso gli oggetti, perché attraverso gli oggetti si ha una specie di rapporto fisico con la storia. Bisogna trovare quello che, non quello che ai ragazzi piace, ma quello che permette ai ragazzi di fare questo passo verso il passato. Senti, una volta che sono riusciti in qualche modo a capire che un passato del genere esiste o è esistito e che quindi noi dobbiamo farne memoria per evitare davvero che si possa ripetere, anche se certe aberrazioni ancora le vediamo in nome comunque della religione, della politica, delle discriminazioni, qualche reazione ce l'hanno, qualche domanda, come la vivono? Chiaramente non come quando studiano la guerra punica, suppongo. Sì. Loro sono molto interessati al lato umano. E la cosa che faccio io, che fanno anche altri, insomma, io cerco di passare attraverso le storie dei loro coetanei. Quindi quando lavoro con le superiori, racconto storie di ragazzi delle superiori nei lager. Quando lavoro con i
ragazzini delle elementari, racconto storie di ragazzi di 10-11 anni. Che cosa succedeva ai loro coetanei allora? Avevano, credo, le stesse paure, le stesse speranze. Per certi versi avevano problemi simili. E poi a un certo punto tutto è precipitato. E bisogna raccontare questo precipizio, che è difficilissimo da raccontare perché noi non l'abbiamo vissuto e per certi versi è una delle cose più irrazionali che sono accadute nel Novecento. Però bisogna provare a raccontare il male ai ragazzi e non soltanto, come dire, il bene, la pace, il vogliamoci tutti bene. E il tentativo anche del giorno della memoria è questo, provare a capire il male. Per certi versi è quasi più utile studiare e ragionare su quello che hanno fatto i nazisti piuttosto che ragionare di quello che è accaduto ai testimoni, a chi ha subito, agli ebrei. Perché i nazisti hanno perso la guerra, ma non so quanto del loro male abbia in realtà perso e quanto del loro male si sia perso in questi decenni. E quindi ragionare sul male, credo, è una delle linee per dire banalmente che la storia non si debba ripetere più. In realtà la storia ha questo brutto difetto, che non si ripete. Perché se la storia si ripetesse, noi la capiremmo già. Invece la storia non si ripete, è questo il problema. E vediamo ora l'agenda della nostra diocesi. Lunedì 2 febbraio, come già dicevamo in apertura con Suora Franca Barbieri, è la giornata dedicata alla vita consacrata. Alle 18 in cattedrale il nostro vescovo celebrerà una messa alla quale però naturalmente sono invitati a partecipare tutti per vivere insieme questo momento. Venerdì 6 febbraio, primo appuntamento della settimana sociale presso il centro Il Samaritano alle ore 21, interviene la professoressa Chiara Giaccardi e il tema è vivere, comunicare e condividere nell'era digitale. E poi sabato 7 febbraio l'Azione Cattolica propone con l'ACR il meeting diocesano della pace, si apriranno i lavori alle ore 15 con l'accoglienza, la celebrazione delle ore 18 con il nostro vicario generale Monsignor Giuseppe Illica concluderà questo pomeriggio insieme che si svolgerà tra la Basilica di San Francesco e Palazzo Gotico. È tutto per quanto riguarda questa settimana, vi ricordo di continuare a consultare il nostro portale, tra l'altro c'è anche il materiale della Quaresima da scaricare o comunque da prenotare perché siamo ormai vicini a questo secondo momento importante dell'anno, ci sono i nostri video, ci sono tutte le informazioni sulla vita della diocesi, io vi auguro una buona settimana e vi aspetto sabato.